Arriviamo a Francesco Zanni. Che dire di lui? No, la mettiamo a sorridere, ma è una cosa seria. È una persona straordinaria, io la conosco, ti conosco da tanti anni, è un docente di psicosintesi, ma lavora poi nel campo dell'educazione, è responsabile della casa famiglia e quindi è tutti i giorni, quotidianamente, a contatto con i giovani ma anche con delle problematiche che sono particolari. Ma stasera, ciao Carla, e stasera ci parlerà, io sono curiosissima, perché ci parlerà del femminile e la volontà, miti di donne nel Nuovo Testamento. Quindi sono molto curiosa di capire quali sono queste donne, che esempi porterai e soprattutto la volontà e il femminile, come si sposano insieme. Grazie, grazie Francesco. Allora, io da anni che questo tema mi rimbalza nella testa, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale psicosintetico. Dall'altra, perché oggi ho avuto una giornata meravigliosamente stancante e essere qui mi dà modo di essere totalmente qui e non essere dislocato in altri pensieri più lontani. Grazie. Quindi doppiamente grazie. Qualche anno fa, in passato, diciamo così, ho lavorato con alcuni amici, qualcuno ne vedo qua, abbiamo condiviso anche determinati pensieri, ho lavorato per molti anni in una comunità di recupero per tossicodipendenti nel Val d'Arno, che aveva la caratteristica, oltre che essere una comunità di recupero, di nascere come associazione spirituale, quindi come associazione religiosa, vera e propria. Tant'è che il percorso del programma era incentrato in qualche modo su una sorta di pedagogia basata sul cristianesimo. Tra l'altro mi ricordo un aneddoto, che quando mi fecero il colloquio, io mandai un curriculum abbastanza così, velocemente, mi risposero, facevo un colloquio e io ero all'inizio, diciamo, del mio percorso psicosintetico e loro mi dissero, guarda, noi la mattina generalmente ci prendiamo uno spazio per fare meditazione. Dico, ah, fantastico, anch'io, no? Stavo facendo. E poi mi ritrovai il primo giorno per loro meditazione a ritrovarsi in una cappellina a meditare, quindi in qualche modo ad amplificare pensieri, ciascuno il proprio, sul passaggio del Vangelo. Io rimasi abbastanza stupefatto, perché onestamente mi sono un po', come dire, interessato di questo argomento, però non mi definirei una persona centrata, ecco, sull'aspetto religioso, ecco, diciamo così. E quindi devo dire che in quel momento ci fu per me un po' di disorientamento. Pensi, che ci faccio io qua? Qui sono tutti preti. Ve lo dico. Poi onestamente l'occasione ha iniziato a intrigarmi e mi sono reso conto come l'ho un po' riscoperto, diciamo caso, perché mi sono reso conto come effettivamente noi abbiamo a disposizione del materiale culturale, filosofico, meraviglioso, i cosiddetti libri sapienziali, per cui spesso e volentieri, al di là dell'aspetto religioso, spesso e volentieri fa figo magari parlare al tavolo della lettura che abbiamo fatto ieri sera della Bhagavad Gita, e non già ci stranisce forse dire che in qualche modo approfondiamo le letture dei Vangeli, come se ci fosse un circuito culturale strano. Eppure il Vangelo è un libro sapienziale, prima di tutto. Io stasera dovrò chiedere scusa anticipatamente, perché ovviamente stiamo parlando di un tema che è estremamente delicato, perché ovviamente va a toccare delle zone di intimità di ciascuno, per cui se per me è la mia fede religiosa, se per me è il mio credo, effettivamente anche determinati termini, anche determinate parole, determinati nomi sentiti dire in un contesto forse un po' troppo leggero, può urtare la sensibilità. Ecco, io non ne parlerò da un punto di vista ovviamente religioso, perché non sono un teologo e non mi interessa esserlo. Io sono un psicologo, faccio psicosintesi, però devo dire che la premessa che vi facevo prima rispetto alla comunità mi si è aperta una possibilità dal momento in cui ho capito che, tenendo rispetto, non lo ripeterò più, per l'aspetto puramente religioso, se avessimo iniziato a intenderci con i colleghi sul valore che davamo a certi nomi, sostantivi, parole,
eccetera, probabilmente stavamo parlando un linguaggio non così diverso. Io stavo parlando di psicosintesi, loro stavano parlando di cristianesimo, ma in realtà non stavamo dicendo cose poi così lontane. Allora l'interesse mi si è acceso. Mi si è acceso e ho iniziato in qualche modo a prenderla come una sorta di pratica. Molte delle cose che io stasera in qualche modo vi proporrò, oltre la mia riflessione personale, soprattutto delle riflessioni di questi anni, ovviamente non è materia mia, non sono così, nonostante che mi sia messo un pochino a studiarlo, l'ho portato anche in comunità, tra l'altro ho sbagliato, avevo dei libri di pedagogia, nel mezzo mi era finito la grammatica aramaica e ci ho portato anche quello in comunità, non so se i ragazzi leggeranno anche la grammatica aramaica, però l'ho iniziato a frequentare come argomento, però come dire, non può essere farina del mio sacco. Io vi consiglio, se le volete approfondire, ci sono appunto degli amici qua che in qualche modo so che frequentano determinati studi e letture, c'è un bellissimo sito del Centro Studi Biblici Giovanni Mannucci in cui c'è una mole di materiale veramente molto 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 interessante da consultare a prescindere. Chiusa questa premessa, quindi chiusa anche la premessa dovuta delle scuse iniziali, io sono rimasto particolarmente colpito, a forza di leggere i Vangeli, del tema delle donne. Perché? Perché in realtà donne nei Vangeli non ce ne sono chissà molte. Non ce ne sono. Allora dice, perché sei andato a cercare proprio questo? Ti sei complicato la vita? No, ce ne sono molte. Pensate, chi ne parla di più credo che sia Luca, che ne cita personalmente più grandi, più piccoli racconti, ma ne cita circa 11-12 donne. Giovanni, me le ero andate a rivedere, addirittura 5 donne ci sono nel Vangelo di Giovanni, è un numero piccolo. Eppure, è carico, il tema del femminile nei Vangeli è carico di un valore simbolico enorme. Perché? Perché purtroppo, storicamente, ci siamo persi la cornice culturale nella quale quegli scritti erano inseriti. Perché dico questo? Perché quando io leggo, ad esempio, semplicemente come si legge nel Vangelo di Luca, con lui c'erano i 12 e alcune donne, ecco, ci possiamo fermare qui. Dice, ma che c'è di strano? Perché ti colpisce una lettura del genere? Perché storicamente è impossibile. Perché storicamente è impossibile, è volutamente un simbolo. Perché è impossibile? Signori, perché la donna in quel momento non è che contava poco, era niente, non era niente. Non solo in termini di valore, ma in termini proprio di quasi di maledizione. C'era una benedizione che tutti gli uomini ebrei dovevano ripetere 3 volte al giorno, la cito testuale: ti ringrazio Signore che non mi hai creato pagano, che non mi hai creato cafone, il cafone è quello che non sapeva niente ovviamente, no? E che non mi hai creato donna. Questa era la benedizione che 3 volte al giorno ogni ebreo ripeteva. Al momento del concepimento, addirittura quando un uomo concepiva o pensava ad aver concepito il proprio figlio, passava 40 giorni successivi a pregare Dio che gli desse un figlio maschio, perché la figlia femmina era una dannazione totale. La dannazione era di proprietà dell'uomo, la donna era di proprietà dell'uomo totalmente, era fatta partorire ed era un oggetto di proprietà prima del padre, poi del marito e addirittura anche dei figli. Era impossibile, la donna era invisibile, stava in casa. Figuriamoci girare, c'era una condanna. Ora stasera c'è anche una donna anonima, vedremo le vicende, la famosa adultera, ma che si crede, l'adulterio, ora approfondiremo dopo, non era mica andare con un altro a tradire il proprio marito, non era mica questo. Per una donna adulterio era girare da sola fuori casa, era parlare con un uomo per strada. Immaginatevi voi girare con degli uomini, un gruppo, una comitiva così, quindi storicamente è impossibile. Quindi questo ci predispone già all'ascolto al fatto che le donne in questo contesto sono portatrici
di una simbologia fondamentale. Ok? Si diceva, il libro del Siracide, qui si parla della Bibbia, il libro del Siracide diceva addirittura, mi sono portato dei pezzettini in quella, una figlia, dice, per il padre un'inquietudine segreta, la preoccupazione per lei allontana il sonno, nella sua giovinezza perché non sfiorisca, una volta accasata perché non sia ripudiata, finché ragazza si teme che sia sedotta e che resti incinta nella casa paterna, quando è con un marito che cada in colpa, quando è accasata che sia sterile. Insomma, come va, va, poi era donna. Comunque sia, questo era il contesto. Non parliamo poi del fatto di essere donna e di avere il ciclo mestruale. Lo vedremo, c'è un episodio della donna meravigliosa dei Vangeli in questo senso, che è scandalosa. Voi pensate che si diceva, anzi c'era scritto, mi pare proprio nel Siracide, che laddove una donna incontrava due uomini e aveva il ciclo mestruale, se era all'inizio del ciclo uno dei due moriva, se era al termine del ciclo rimaneva infermo. Questa era la cultura. Come si faceva a sapere se una donna aveva il ciclo o no? Non si sapeva. Quindi si evitava. Punto. Questa era la cornice. Io vi chiederò stasera, nel raccontarci insieme, non vi dirò niente di nuovo, perché voglio dire, anche se non siamo religiosi, ma determinate metafore, determinati racconti ce li abbiamo nel nostro bagaglio culturale, quindi non vi dirò niente di nuovo, però vi chiedo di tenere fissamente questo tipo di cornice, perché io mi sono reso conto in questo, diciamo, percorso totalmente personale, che come tutti i libri sapienziali può essere letto a vari livelli, tutti ugualmente veri. Il simbolo è questo. Il simbolo non ha una lettura unica, è un condensatore di significati e di valori, può essere letto a vari livelli. Ecco, io mi immagino Antico e Nuovo Testamento, Bibbia e Vangelo, me li immagino come un continuum unico. Dice, ma tu sei uno psicosintetista. Ecco, se io proprio dovessi dire, qui ci sono persone magari che hanno fatto esperienza di psicosintesi, ma chi non l'ha fatta, poi cercheremo di spiegarlo. Io mi immagino l'Antico Testamento, la Bibbia, come quello che noi psicosintesi parliamo come un percorso di psicosintesi personale, quando si è totalmente identificati con delle subpersonalità, quando si è totalmente identificati con il giudizio, con la paura, con l'azione mossa semplicemente dal timore. E poi si arriva ad uno sviluppo della coscienza, ciascuno di noi sta facendo il proprio percorso, in cui qualunque nome noi si dia alla nostra divinità, c'è tra l'altro quel bel aforisma che dice Dio ha 100 nomi, il 101esimo quando l'avrai imparati tutti chiedilo al tuo cammello, perché per ciascuno di noi ha un suo nome, Dio. Ma che cos'è Dio? Tradotto in termini nostri, con le premesse che avevo fatto prima di scusa. Dio è tutto ciò che per noi è verità, quello che ci fa, è la parte essenziale di noi, è la parte, c'è scritto nei Vangeli, la via, la vita e la verità. Ma non è molto lontano dalla nostra concezione di sé, perdonatemi se abuso un pochino delle parole o delle immagini. È la parte più vera, che noi percepiamo più vera di noi, quella incontaminata, quella che non è suscettibile al moto delle passioni e delle situazioni. Ecco, ciascuno di noi nel nostro percorso, a un certo momento, quando trova quel minimo di equilibrio, quel minimo di silenzio, quel minimo di apertura, ciascuno di noi fa quella che anche Massimo parlava dell'esperienza delle vette, si apre, si fa delle domande, si chiede chi è, ha sete di significato, ha sete di verità, personale, non assoluta. Ecco, il Vangelo rappresenta quello stadio lì, quando dalla psicosintesi personale ci si apre a quel passaggio meraviglioso di psicosintesi transpersonale. Ora, fatta questa lunga premessa, per dire che cosa? Noi conosciamo delle donne del Vangelo, la più famosa di tutte, di cui io stasera non parlerò, perché ora va bene camminare sulle uova, però parlare della Madonna preferisco di no, altrimenti insomma un po' si rischia. Però è curioso che il Vangelo inizia di dritto o di rovescio. Tutti e quattro i Vangeli iniziano con un racconto in qualche modo di una donna. Però guardate caso, ancora di volta, un'incoerenza storica,
Questa donna sappiamo tutti che si chiamava, si chiama, è nominata Maria. Ok? Anche questo è praticamente impossibile, ho scoperto. Giusto, Anna? È praticamente impossibile. Perché? Perché Maria era, nell'Antico Testamento, era la sorella di Mosè. Sorella di Mosè e di Aronne. Quando Mosè, diciamo all'apice della sua escalation sociale, poi si sposò con quella che loro stesso definivano una negra, iniziarono a mormorare Maria e Aronne contro Mosè. Iniziarono a mormorare e a screditarlo. Questa cosa dispiace molto a Dio, che nonostante tutto, nella sua immensa compassione, cerco di parafrasare, guarì Maria dalla lebbra che aveva contratto. Ma da quel punto in poi quel nome scomparve dai registri anagrafici di tutto il popolo ebraico. Perché? Perché era un nome maledetto. Nessuna donna si chiamava Maria in quel momento storico, nessuna, perché era il nome maledetto da Dio. Eppure gran parte delle donne presenti nei Vangeli si chiamano Maria. Maria la Madonna, Maria di Betania, la famosa Marta e Maria, Maria di Magdala. Maria, Maria, Maria. Un'incongruenza, lo capite? Allora perché? È una cosa messa lì? No, non ci credo sia messa lì. Il Vangelo è un racconto, almeno per come lo leggo io e per come ve lo voglio proporre stasera, e poi ci addentriamo in alcuni racconti di queste donne, è un racconto che voglio sperare, o almeno a me fa questo effetto, che mi susciti il desiderio di rimettermi in contatto ed in ascolto con la parte più autentica di me. Perché in fondo è quello che tutti noi vogliamo, non perdere tempo, non andare sprecati nella nostra vita, in qualche modo, no? Ecco, nel far questo è come se gli scrittori del Vangelo ci dicessero: c'è una funzione, c'è uno strumento per fare questa strada, che è legato a un simbolo femminile, una donna, che va redento, che va rivalutato, che va riscoperto. Vediamo se stasera si riesce, io l'ho nominato la volontà, quindi vi ho già lanciato un amo, no? Ora, abbiamo detto Maria. Il primo episodio, e non a caso è un episodio che anche a Stagioni stesso commenta, lo trovate nello Sviluppo Transpersonale, l'episodio che tutti conosciamo, almeno abbiamo detto, quello famoso di Marta e Maria. Lo conoscete? Più o meno. Marta e Maria erano queste due sorelle a Betania, le stesse due sorelle del famoso Lazzaro, Lazzaro che cammina, però quell'episodio lo racconta solo Giovanni, quindi separa un pochino i racconti. Marta e Maria erano queste due sorelle che al passaggio di Gesù questa Marta lo accolse in casa, lo ospitò in casa. Ora non ci mettiamo a raccontare tutto, perché se no ci stiamo qui 2 o 3 giorni, anche perché se mi riscaldo è difficile fermarmi. Marta, come era, diciamo, compito, si mise ad affaccendarsi per onorare questo ospite. È già strano, perché è l'uomo che ospita e che si affaccenda, la donna, come vi ho detto prima, niente. Però questa donna iniziò ad affaccendarsi, e si dice che mentre invece era così, Maria stava ai piedi di Gesù ad ascoltare. Usa proprio questa parola, ve lo dico. Ascoltava la sua parola, Marta invece era distolta per i molti servizi. E a un certo punto, perdonate questo racconto un po' così grottesco, a un certo punto Marta si stufa. Ora, va bene che sono una donna e devo essere invisibile, va bene che devo essere qui, ma perché devo fare tutto da sola? Signore, perché non brontoli la mia sorella? Perché non la richiami a fare quello che è il suo compito? Perché non la rimetti nel suo ruolo? Questa è la richiesta di Marta, anche abbastanza stizzita. E Gesù, che gli risponde il famoso aforisma: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ora, da un punto di vista teologico, ne possiamo parlare in tanti modi, ma non è mio ambito. Ma che vi fa venire in mente? È criptica. No. Ora, noi ce l'hanno spiegato in tanti modi. Certo, possiamo dire da un punto di vista religioso, ha scelto Dio piuttosto che le faccende, ha scelto la via contemplativa, è diventata un simbolo di via contemplativa, anche rispetto agli sviluppi del sé, e ci sta tutto. Però, l'ho premesso prima, i simboli hanno tanti strati, io ne parlo a questo. La cosa che mi ha lasciato sempre, colpito, è vedere l'irritazione di un personaggio, la chiusura di un personaggio e in qualche modo il silenzio dell'altro. Che cos'è questa parte, secondo voi, che questa Maria ha scelto e che non le sarà tolta? A cosa vi fa pensare? Così, liberamente tanto. Che cosa ha scelto questa Maria, secondo voi? Come? L'anima, dice, ci sta, certo, assolutamente. Cos'altro può aver scelto? Beh, ora no, andiamo avanti, perché sarebbe bello fermarsi qui e soltanto qui. In realtà può aver scelto tante cose, ma io credo, mi piace pensare, e con me non soltanto io, che non abbia scelto qualcosa di concreto. Ha scelto un atteggiamento, ha scelto una posizione. Da una parte abbiamo una Marta, che diremo in questo linguaggio psicosintetico è totalmente identificata nel suo ruolo, è chiusa nel suo ruolo, è lì, quello è il massimo a cui posso aspirare, questa è la definizione che mi viene data. Dall'altra c'è una Maria che sceglie che cosa? Libertà. Qual è l'unica cosa che nessuno ci potrà mai togliere? L'anima, sì, è vero, l'anima fa parte di noi, ma la possibilità di scegliere l'atteggiamento da tenere al di là delle identificazioni. Non è un caso che forse a Sassoli l'abbia citata nei propri scritti. Voi sapete che Roberto Sassoli, ora faccio una digressione, è stato recluso in tempo di guerra con l'accusa di pacifismo, e durante questa reclusione, ci sono dei diari belli, c'è uno scritto di cui, perdonatemi, ma vi devo leggere le righe perché mi piace troppo, c'è che c'entra, spero di farvelo capire. Ma Sassoli scrive: capii che ero libero di assumere uno fra molti atteggiamenti nei confronti di questa situazione, che potevo darle il valore che volevo io e che stava a me decidere in che modo utilizzarla. Sto parlando di una carcerazione, di un campo di concentramento. Potevo ribellarmi internamente e imprecare, oppure potevo rassegnarmi passivamente e vegetare. Potevo lasciarmi andare ad un atteggiamento malsano di autocompatimento e assumere un ruolo di martire. Potevo affrontare la situazione con un atteggiamento sportivo e con senso dell'umorismo, considerandola un'esperienza interessante. Potevo trasformare questo periodo in una fase di riposo, in un'occasione per riflettere tanto sulla mia situazione personale. Oppure potevo approfittare della situazione per fare un allenamento psicologico di qualche genere. Infine, potevo farne un ritiro spirituale. Ebbi la percezione chiara che l'atteggiamento che avrei preso era interamente una decisione mia, che toccava a me scegliere uno o molti fra questi atteggiamenti e attività, che questa scelta avrebbe avuto determinati effetti che potevo prevedere e dei quali ero pienamente responsabile. Non avevo dubbi su questa libertà essenziale e su questa facoltà e sui privilegi e le responsabilità che ne derivano. A Sassoli, Maria, sorella di Marta, è tutto questo. È il simbolo incredibile, e guardate che soprattutto se lo incorniciamo in quella cornice culturale, è un simbolo di ribellione enorme, è un invito a trasgredire. Vi rendete conto, un Dio o un maestro o un rabbunì che loda una donna che esce, una donna innanzitutto,
ma una donna che esce dal proprio ruolo e che osa trasgredire e in qualche modo redarguisce colei che rispetta i precetti e il compito che gli è stato assegnato. Lasciamola lavorare dentro di noi questa immagine. Sentiamola. Ecco, Maria è la possibilità che ciascuno di noi ha di osare, di scegliere di ascoltarsi e di scegliere di rompere in qualche modo gli schemi e gli equilibri. Di fatto Maria è coraggio. C'è un'altra donna, lo citavo prima, meravigliosamente, che nei racconti, io non lo so se stasera riesco a trasmettervelo, però vi chiedo di far leva veramente sulla vostra capacità immaginativa, vi chiedo di guardarli come film, come racconti. C'è un'altra donna che è meravigliosa, questa volta anonima. Le donne nei Vangeli, è vero, appunto, sono un libro sapienziale, ma proprio perché tale, hanno degli artifici linguistici che sono tecnici, non sono cose casuali. Io credo che neanche una virgola nei Vangeli sia un qualcosa di casuale, può essere interpretato ogni passaggio. Ecco, esiste un'altra donna, questa volta anonima, e ogni volta che incontriamo un personaggio anonimo nei Vangeli non è un caso, ma rappresenta tutti coloro che si sentono affini alla stessa condizione che verrà descritta. Quindi abbiamo una donna che soffre di forti emorragie da 12 anni. È il famoso episodio dell'emorroissa. È intrecciato in una serie di racconti, però io ve la presento così. Questa donna viene descritta appunto come una donna che soffre di forti emorragie da 12 anni. E al passaggio di Gesù, dice il racconto, io parafraso, immaginatevi una calca enorme, questa donna si allunga fino a toccare il mantello di Gesù. Dice, una pazza. No, il profeta Zaccaria aveva detto che si tocca il mantello, toccare il mantello era un segno di riconoscimento della divinità. Ecco, questa emorroissa si allunga e tocca il mantello, e nel momento in cui lo tocca cessano le emorragie. Dice, ma miracolo, stupendo. La cosa bella non termina qui, perché il racconto prosegue con Gesù che dice, qualcuno mi ha toccato. E Pietro, che povero Pietro non fa mai una bella figura, bisogna dirlo, fa sempre un po' la figura di colui che arriva 2 o 3 minuti dopo, gli risponde proprio, voi immaginatevi, no? Di essere, ora il Signore mi perdonerà, di essere tipo nel sottopalco di un concerto degli U2, dice, qualcuno mi ha toccato, per forza, c'è una calca. Pietro gli risponde proprio così, Signore, c'è un monte di gente, per forza qualcuno ti ha toccato. Qualcuno mi ha toccato, le ribadisce, e un'energia è uscita da me. A quel punto questa povera donna, ve lo ricordate prima, una donna se passa in mezzo a 2 uomini e ha le mestruazioni, come minimo li ammazza. Che deve fare? Alza la mano. Oh, sono stata io. Non so. Io me la immagino prima, sono stata io. Qui c'è lo scandalo. Uno scandalo totale, perché gli ridirà, nella lettura ve lo leggo, gli dirà, figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ora io fossi stato un discepolo avrei detto, che t'ha fumato? Cosa hai fumato? Ecco, che reazione è questa? Che reazione è? Pensate che nel linguaggio ebraico la parola discepolo non aveva femminile, non c'era il femminile nella parola, c'era solo il maschile. Questo è giusto per ribadire il solito concetto. Che fa questa donna? Mi piace tanto questo episodio, lo devo dire, poi me lo dirò da solo, mi diverto da solo, però mi piace perché questa donna fa 2 cose strepitose. La prima, ha talmente coraggio da essere spavalda. È quasi un kamikaze.
Voi immaginatevelo, c'è talmente tanta folla, io vi chiedo proprio di visualizzarla questa scena, che credi così tanto nelle tue convinzioni, perché era controverso Gesù in quel momento, però credi così tanto nelle tue convinzioni, credi così tanto in ciò che intuisci e in ciò che vedi, da diventare talmente ostinato, quasi ostinata in questo caso, da allungarti verso ciò che ritieni essere la tua meta. Questo fa questa donna, ha un coraggio da leoni. Ma un altro elemento importante, quello del come dire, del non cedere alla disperazione. Vi è mai capitato di avere la sensazione di essere in un momento, in un passaggio della vostra vita dove ci sembra di non vedere via d'uscita, dove ci sembra che quello che c'è intorno siano piccoli ciechi? Ecco, se non lo si inquadra lì, l'emorroissa, prima di allungarsi e toccare, era una donna senza speranza, era una donna che viveva da sola. Da sola si vive soltanto se sei una prostituta, non si vive da sola. Per giunta è una donna malata, e malata in quel momento significava dire maledetta. In più è una donna impura. Voi pensate che dopo il ciclo bisognava purificarsi, e dopo la gravidanza per giorni e giorni, praticamente queste povere donne stavano sempre a purificarsi. E questa, in questa condizione, non ha speranza. Chi se la prende? Qualcuno se la sposa? No. Qualcuno gli cede uno sguardo? No, per l'amor di Dio, non voglio mica morire. Qualcuno la sostiene? No, è lì. La sua condizione sarà questa, finché morte non mi separi. Eppure si ribella. Guardate che altra sfaccettatura del femminile viene fuori. Abbiamo visto una Maria che rivendica la propria libertà. Abbiamo visto un'emorroissa che attraverso questa qualità femminile osa sperare, osa girare pagina, osa ribaltare tutto, osa andare contro e rischiare. Ma potremmo dire, è stato il coltello magico di Gesù a guarirla, o un po' come aveva fatto Maria, è stato la sua scelta a guarirla? Voglio essere provocatorio, non potremmo arrivare a pensare che il fatto di avere agito così l'abbia guarita di per sé, si sia guarita da sola. Va, la tua fede ti ha salvato. Non ne sto parlando in termini religiosi. Quando chi fa un lavoro come il mio incontra per esempio quelle condizioni depressive, quelle tane del bianconiglio buie, che è rappresentata spesso dalla depressione, sa bene che c'è rabbia. Attenzione, ma c'è anche disperazione. Se mi ricordo, non so se sono mai stato mai clinicamente depresso, ma se mi ricordo un momento di depressione, in quel momento era scomparso tutto il bello che c'era prima e tutta la possibilità di bello che sarebbe potuto venire dopo. Questa è l'emorroissa. E poteva venire anche Gesù Cristo in quel momento a dirmi: guarda che puoi star bene. Ma ho iniziato a star bene nel momento in cui ho scelto che potevo star bene. L'emorroissa è questa, non è una qualità maschile, la vedremo via via che andiamo avanti, è una qualità femminile. Che cosa voglio dire con femminile? Intendo, non è un qualcosa che si va a cercare ostinatamente, è un qualcosa a cui si fa spazio dentro e a cui si sceglie di credere. Però mi direte: quanti giudizi? Questa donna probabilmente avrà avuto paura dei giudizi. Ecco, c'è un'altra donna, l'abbiamo citata prima, ma perdonatemi, va redetta, che è il famoso episodio dell'adultera, anche lei anonima. Abbiamo un'immagine di questa adultera.
Ora, chi frequenta determinate, diciamo, letture non è niente di nuovo, però noi abbiamo un'immagine dell'adultera, di una donna avvenente, una prostituta, spesso l'associamo a questo, correggetemi se sbaglio, una donna, una meretrice vera e propria. Ma non è mica così tanto vero, perché questa adultera, un po' per i termini che sono stati usati, probabilmente è una ragazzina tra i 12 e i 13 anni. Questo dice, come fai a saperlo? Perché il matrimonio non era il matrimonio come era per noi adesso. Il Talmud dice che una donna si doveva sposare brutalmente, appena le spuntava il primo pelo. Brutta immagine. In realtà 12 anni è un giorno. I genitori si accordavano. L'uomo veniva portato a casa della donna. Probabilmente in quel momento si conoscevano. E da quel momento in poi, per 3 giorni, mica uno, 3 giorni, la palpavano tipo fiera del bestiame. Perdonate questa crudeltà, ma è così. Per vedere se poteva essere veramente una donna capace di essere una buona moglie, forte da sopportare i lavori e capace di dare figli maschi. Perché per un uomo generare una figlia femmina era un segno di poca virilità. Quando al terzo giorno diceva sì, si può fare, veniva stimata, gli veniva dato un prezzo. E questo prezzo era la dote. Questa dote veniva data alla donna. Da quel momento in poi gli metteva il velo sulla testa l'uomo alla donna e gli diceva, da questo momento tu sei mia moglie, da questo momento tu sei mio marito. Però stiamo parlando di una bimba di 12 anni. A quel punto in poi ognuno tornava a casa sua. Questa era la prima fase. Dopo un anno c'era il matrimonio vero e proprio, cioè si univano in carne. E da quel momento in poi si suggellava il patto. Però sapete che noi normalmente parliamo sempre dei 10 comandamenti, no? Mosè, 10 comandamenti. Ma una parte di questi comandamenti furono scritti e questi poi hanno trovato spazio nella Bibbia. Ma gran parte di questi comandamenti fu detta oralmente, si dice, a Mosè. E questo è tutto il Talmud. Ecco, per il Talmud io non me ne ricordo neanche quanti precetti c'erano, ma una cosa infinita. Tra questi precetti c'era anche il tipo di condanna per ogni azione, per ogni violazione di questo, dei singoli precetti. E viene detto, lo ricordate l'episodio, viene condotto a questa adultera il famoso episodio delle pietre, doveva morire per lapidazione. Ecco, noi sappiamo che la lapidazione era la pena per la donna adultera che aveva passato la prima fase di questo matrimonio, quindi una bimba di 12 anni. E vi ricordo che essere adultera significava semplicemente essere uscita di casa da sola, magari. Punto. Riavvolgiamo il nastro della nostra immagine, cancelliamo l'idea di una donna avvenente con la borsetta e le calze a rete, con tutto il rispetto, perché quelle povere criste che incrociano per la strada certo non stanno affrontando un bel paradiso, e mettiamoci dentro l'immagine di una bimba poco più grande di mia figlia che viene buttata là nel mezzo. Questo, signori, è un episodio che per 300 anni, diceva Annucci, ci credo, l'ho letto, per 300 anni non ha trovato spazio nel Vangelo e nelle letture. Oggi noi leggiamo un libro con 4 Vangeli. In quel momento storico c'erano varie comunità, ciascuno col proprio Vangelo. Per cui c'era la comunità di Giovanni, la comunità di Luca, la comunità di Marco, la comunità di Matteo, ok? Ecco, in realtà questo passo noi lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, ma incredibilmente a dirsi non fa parte di questo Vangelo. Nessuna comunità lo voleva. Questi 4 fogli di questo racconto venivano staccati, non è così, ma insomma, veniamo staccati dal Vangelo e mandati, tenetevela voi questa cosa, no, tenetevela voi questa cosa, nessuno la voleva, per 300 anni.
Addirittura per 500 anni non ha trovato spazio in nessuna liturgia questo racconto. Pensate il grado di scandalo che generava. E che cos'è che generava lo scandalo? Il fatto dell'adultera? No, non è tanto quello. Ma la reazione alla fine del racconto. L'episodio tutti lo conosciamo, no? L'hanno cantato anche Negramaro. Chi non ha fede scagli la prima pietra. Chi è senza peccato, scusate, scagli la prima pietra. E allora tutti a quel punto la lasciano in terra e a un certo punto si rialza. Dice, donna, dove sono i tuoi accusatori? Dove sono? Nessuno ti ha condannato? Gli chiede. Ed ella rispose, nessuno, signore. Io mi immagino sempre una bambina, ma insomma. E Gesù disse, neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Io non mi voglio neanche immaginare chi leggeva una cosa del genere. Ricordatevi, farisei e scrivi rispettavano qualcosa come 1200 e rotte prescrizioni tra cose da fare, tra cose da non fare tutti i giorni. Erano dei robot rispetto a cosa si poteva o non si poteva fare, ed era chiaro che chiunque violasse questi precetti stava bestemmiando. E arriva uno che si dichiara Dio e va contro a tutto. E gli dice, va, neanche io ti condanno, semplicemente vai a non peccare più. Ora merita soffermarsi un attimo su questa parola, perché qui c'è una donna, a differenza delle altre, che è il coprotagonista della storia, non è una donna. Finora abbiamo visto delle donne che hanno fatto concretamente qualcosa. In questo caso c'è una donna che incarna una possibilità, quella di andare e non peccare più, va e non peccare più. Noi conosciamo questa parola peccato, ora mi inizia a far caldo. Iniziamo, conosciamo. Okay. Questa parola peccato. Oh, ora sta meglio. Questa parola peccato la conosciamo nella nostra accezione, che si sia o meno religiosi. Se si dice peccato sappiamo a cosa stiamo parlando, di cosa stiamo parlando. In realtà, si passa dal sacro al profano, come dice Silente di Harry Potter. Però lo dice, la prima più grande forma di magia è la parola. Il primo vero simbolo sono le parole che noi abbiamo a disposizione. La prima chiave di cambiamento, di trasformazione, di evoluzione alla nostra disposizione sono le parole. Ora capite, veicolare un significato del genere attraverso delle parole che sono passate da una trasformazione linguistica all'altra. Noi a oggi ci è arrivato soltanto l'accezione latina, il peccato, che di fatto è la trasgressione di una regola. Quindi peccare, se noi lo leggiamo con questa accezione, è come dire, va, però da qui in avanti le regole rispettale tutte. Questo è il significato. Però stona pensarla così. I Vangeli principalmente erano scritti in greco, una lingua meravigliosa che io ho studiato e ringrazio la mia professoressa che mi ha messo 4 tutte le volte, però che qualcosa mi ha fatto rimanere in mente. Erano scritti in greco. E in greco la parola peccato era la parola mantia, che non aveva il significato di trasgredire una regola, aveva semplicemente l'errore, qualcuno l'ha detto, aveva semplicemente questo valore, è un errore. Però ancora una volta non mi torna tanto questa cosa. In ebraico c'era un'altra parola ancora, che io leggo male, che die, che era un qualcosa che rompe l'armonia, che crea un trauma. Era un termine che, quello greco già, che veniva dall'ambito sportivo, si usava soprattutto nel tiro con l'arco, era l'arciere che sbagliava il bersaglio. Quindi il peccato greco era colui che sbagliava il bersaglio. Gli ebrei ci aggiungevano ancora un significato in più, come se lo sbagliare il bersaglio, come se non centrare la direzione giusta, creasse una disarmonia, che di fatto è un trauma. Avete mai avuto la sensazione di sprecare, di essere in un momento, non globale, ma in un momento in cui stavate sprecando la vostra vita? O meglio, voglio essere più un pochino più docile, non tanto sprecando, quanto
non metterla a frutto secondo quella che ciascuno di noi riteneva essere il proprio slancio, la propria vocazione. Io non so se sono da solo, ma a me è capitato diverse volte. Ecco, questa donna ci dà un'altra qualità. Abbiamo visto una Maria che ci dà la qualità dell'ascolto e che ci dà la qualità del coraggio di uscire dalle identificazioni. Abbiamo visto un'emorroissa che ci dà la qualità dell'osare e dello scegliere di uscire da delle identificazioni troppo strette. E abbiamo qui un'adultera, una piccolina, che ci veicola un altro significato ancora del femminile. Colei che si rialza da terra e che da quel punto in poi ricentra il bersaglio. Come quando l'arciere punta, gli prende l'ansia e continua a lanciare a raffica, dice prove d'errori. No, questa è una donna che farà diversamente, e sono convinto che farà diversamente, perché mi piace immaginarla così. Una donna che si rialza da terra, perché in quel momento era a terra, si rialza e sicuramente andrà e non peccherà più, non sprecherà più le proprie frecce barra talenti, che ricomporrà l'armonia. È una donna capace di ricreare armonia. Mamma mia, che donne incredibili sono venute fuori. A me mi fanno impazzire. Però, come dire, questa è difficile raccontarla, ma che ora si è fatto? Perché se no sto qui fino a mezzanotte. C'è un'altra donna meravigliosa che viene raccontata nei Vangeli, anche questa però che trova spazio soltanto nel Vangelo di Giovanni. È una donna anonima, ma non del tutto anonima, perché viene deferita da una categoria, che è la famosa samaritana. Non la confondiamo con il buon samaritano, un'altra cosa, eh? La famosa samaritana. Ora, l'episodio, riassumerlo è difficile perché è lungo, è veramente lungo, però vi invito a leggerlo. È un episodio in cui non ci si capisce niente, dall'inizio alla fine. È un caos. Se non ce l'avete in mente, rileggetelo stasera per andare a letto, tanto passa velocemente. Non ci si capisce niente. È come se ci fosse un'interruzione di canale, si passa da un discorso all'altro, l'acqua, allora dove si va a pigliare l'acqua? Allora portami il tuo marito, ma io ne ho cinque, ma allora dove bisogna andare a pregare a Gerusalemme? Un dialogo che non si segue. Ricordate che Giovanni è un Vangelo molto difficile da leggere. Si parla di un Vangelo esoterico, un Vangelo le cui parole sono veramente complesse. Effettivamente, se si legge così e basta, è molto complesso agganciare determinate qualità. Ecco, il racconto della Samaritana, però, io ci sono particolarmente affezionato, perché ogni volta che si faceva la meditazione ai ragazzi, in comunità, meditazione significava un po' ci si trova in cerchio, come potremmo essere qui, e ognuno in qualche modo porta dentro le proprie suggestioni, le proprie impressioni, quello che quella cosa gli evoca, no? Era un esercizio interessante. I Vangeli poi del giorno si ripetono, non è che sono tanti, ma non sono infiniti. Tutte le volte che ricapitava, e in 15 anni qualche volta è ricapitato, 15 anni miei qualche volta è ricapitato, era un circo di interpretazioni incredibili. Allora le donne, allora i mariti, allora l'acqua, insomma un caos. Brevemente, per chi non se lo ricorda, questo episodio è semplicemente Gesù che per andare dove doveva andare passa attraverso la Samaria. Ora, se io vi ho detto che le donne erano questo essere reietto dell'universo, una donna samaritana è proprio un errore della natura, cioè non Già la Samaria era un errore della natura, erano pagani, c'erano dei cafoni, adoravano un dio poi l'altro, facevano, insomma, se si poteva non si passava da lì, erano briganti, una cosa tremenda. E questo episodio ci parla di un racconto
di un Gesù che incontra una donna, ci parla, tant'è che durante questo racconto leggerete, se lo riguardate, ma vi invito veramente a leggerlo, in maniera così neutra, quando arriveranno i discepoli e trovano questa scena, gli diranno, ma che ci fai? O che ti sei posto il cervello? Che parli? Ma anche la stessa donna. Gesù semplicemente si posa, si dice che i discepoli vanno a cercare da mangiare, e lui si posa nell'antico pozzo, lasciamoci evocare dalle immagini, l'antico pozzo di Giacobbe, si ferma lì, ti assete, arriva questa donna samaritana a mezzogiorno. Ora giustamente anche Vannucci fa riflettere, ma secondo voi, in una zona desertica, a mezzogiorno si va a pigliare l'acqua, facendo chilometri, ma si muore a mezzogiorno. Ognuno ci dà le sue interpretazioni su questo, le proprie suggestioni. A me fa pensare di essere in quel momento del cammino, quando forse si è più illuminati, quando la visione di quello che è il nostro sole, della nostra intuizione, forse è a livello più alto. Arriva questa donna con la sua brocca. Questo Gesù sbracato, poverino, ha sete, gli chiede di dargli da bere. E questa donna, che è piccinina e anche rispettosa, gli chiede un qualcosa del tipo, signore, ma perché chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Ora lo pillo perché, ripeto, non ve lo leggo tutto perché è lungo. Però sarebbe bello. E Gesù gli parte con un racconto, con una metafora mistica, e gli dice, se solo tu sapessi a chi ti sta chiedendo da bere, probabilmente ti piglierebbe un accidente. Ma poi non ha detto così, ma insomma, ti piglierebbe un accidente. Perché? Perché sapresti che chi beve dall'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Gli darò, l'acqua che io gli darò diventerà il più sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Ora già a livello narrativo c'è un po' di casino. Io sono qui, arriva uno a prendere l'acqua, scusa, mi dai da bere? Ma perché mi stai chiedendo da bere a me che sono impura? L'acqua che io ti darò è acqua di vita eterna. Allora chi chiede a chi? È un casotto. Si è creato un dialogo però. La risposta di questa donna che non si fa attendere, la perplessità iniziale di una donna che gli dice ma perché stai chiedendo a me? Diventa una donna che gli dice dammi di quest'acqua, punto, senza star troppo a ragionare, ci credo, dammi di quest'acqua. Perfetto. Donna, vammi a chiamare tuo marito. Allora ha avuto una pace. Che vuol dire? Mamma ha chiamato marito. Questa donna dice, io sono un po' messa male. Adulterio era solo parlare con un uomo. Questa aveva avuto 5 mariti e stava avendo il sesto. Quantomeno si sarà posta al dubbio chi ti devo portare. Ma per l'amor di Dio, signore, perdonaci. Ce va a chiamare tuo marito. E dice, non ho un marito. E lui dice, hai detto bene, tu ne avevi 5 e questo è il sesto. E dice, caspita, mi hai detto sei un profeta. Ma poi non la sto mettendo male. Però rimane sbigottita. Noi non capiamo niente di questo dialogo, loro evidentemente si intendono alla perfezione. Dice, signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. L'acqua, e allora dammi l'acqua, e allora sì, ti do l'acqua, dammi l'acqua, allora vamo a chiamare tuo marito. No, ma non ho marito, ma allora è Gerusalemme. Ma di che si parla qui? È un caos, vi rendete conto che è una narrativa di un caos? In realtà, questo racconto, questa donna poi a un certo punto gli disse, gli risponde una cosa meravigliosa, gli disse, credimi donna. Alla domanda, perché evidentemente appunto noi non capiamo niente, ma loro si capivano alla perfezione, semplicemente Gesù gli dice, credimi donna.
è giunto il momento in cui né su questo monte né da altre parti sarai chiamata ad adorare. E continua così. E lei a questo punto gli dice: ma io so che dovrà venire il Messia, eccetera. E guardate, ve lo ricordate prima che vi ho detto, non esiste la parola discepola, ma è, credo, forse l'unica volta, perché dopo vedremo Maria Maddalena, ma che è lei a riconoscerlo, è l'unica volta in cui Gesù, Dio, gli dice: sono io che ti parlo. Dovrà arrivare il Messia, sono io che ti parlo. La reazione di questa donna è fantastica. Prende le anfore, la lascia lì e va a chiamare tutti. Sgomento. Dice: tu è un quarto d'ora che tu parli di questo episodio, ma che tu ci vuoi dire? Non lo so nemmeno io. Non lo so. È il racconto, sintetizzandolo al massimo, è un dialogo, io lo voglio interpretare così, è un dialogo tra la mia personalità e la mia anima, il mio Dio, la mia luce, il mio sé. E la mia personalità, che nonostante che faccia punti piedi per non cambiare, nonostante che abbia una paura cane del cambiamento, perché parliamoci chiaro, quante volte è capitato a ciascuno di noi di avere chiara davanti a noi la direzione che avremmo potuto o desiderato prendere, ma abbiamo sentito delle resistenze contrarie nel fare quel passo enormi, tanto che spesso abbiamo scelto l'immobilità, l'immobilismo, un immobilismo lacerante peraltro. Ricordatevi, apro una parentesi, dice, sta parlando di donne, qui si va a parlare di un'altra cosa. Giovanni, che è un Vangelo strepitoso, un racconto strepitoso, è l'unico Vangelo che me ne ha riportato un episodio che è fantastico, che per me mi ha entusiasmato, è stato quello il mio esordio nel mio percorso di lettura dei Vangeli, il famoso episodio della piscina di Betesda, di quest'uomo paralitico lì su questa piscina. Era una piscina, passatemi il termine, magica, dove si diceva che quando le acque si increspavano, quello era il segno che le ali dell'angelo stavano passando sopra e il primo che vi si fosse immerso in quell'acqua sarebbe guarito da tutti i mali. Immaginatevi che fittume di gente c'era intorno a questa piscina. Questo pover'uomo era paralitico. Ora, secondo voi, ce l'avrà fatta a entrare nell'acqua per primo? E stava lì, immobile, da anni. È l'unico episodio dei Vangeli in cui non è il fedele che va: Signore, ti prego. È come se questo entra in un porticato così, immaginatevi, la piscina ci va diritto addosso e gli dice: tu vuoi guarire? Santa pace! Guardate, è fortissimo l'episodio. Tu, io mi immagino quel gesto, tu vuoi guarire? La reazione di quest'uomo è formidabile. Si giustifica, non gli dice sì, guardate, Signore, io ci provo, sono qui, ma nessuno mi dà la mano, non so come fare, ma vuoi guarire? Non aspetta la risposta benevola questa volta. Vuoi guarire? Vai, alzati e vai, prendi il tuo lettuccio e cammina, fallo, non aspettarlo. Ecco, la samaritana è un po' così. Rappresenta questo dialogo tra la personalità in sé, dove la personalità è lì che cerca, ma ha tutte le proprie identificazioni. In questo caso potremmo dire a tutti i propri idoli, perché quel contesto della regione, storicamente era veramente così, era un contesto dove erano confluite varie influenze religiose e c'erano veramente questi colli, con queste, c'era una sorta di convivenza di templi, diciamola così, no? I cinque mariti sono queste cinque colli, diciamo così, sono queste cinque possibilità di culto, ok? Non sono veramente mariti. Dice: no, non ce l'ho il marito. Non ce l'ho perché? Perché è da sola, perché è disorientata, perché non è più identificata in nessuno di questi, ma ancora non sa che cos'è. C'è un momento, Paola prima diceva, dei nostri ragazzi in comunità, ma al di là della comunità, anche i nostri ragazzi adolescenti sono strepitosi, perché c'è un momento fantastico in cui, a parte che si arrabbia per ogni cosa, va bene,
a parte che ti darebbero fuoco per ogni cosa, e anche questo va bene, però c'è un momento fantastico in cui sanno di non essere più tutto quello che sono stati fino a quel momento, tant'è che ti rifiutano te, il tuo babbo, la tua mamma, la casa, la nazionalità, il paese, tutto quello che ci può essere intorno, ma ancora non sanno che sono. È quel famoso periodo della controdipendenza, no? In cui se non gli dici cosa devi fare, io da solo non lo so, perché non so chi sono, so solo che cosa non sono più. Non sono più un bambino, non sono più soltanto tuo figlio, non sono più soltanto uno studente, non sono più soltanto un bravo ragazzo, però non so cosa sono. Ecco, la samaritana è tutto questo. Ecco lei che potenzialmente è tutto, ma ancora non è niente, non sa che cos'è, e lo cerca, ed ecco che incontra questa voce, ma si ferma ad ascoltarla. E quando gli dice in qualche modo seguimi, fallo, il primo ostacolo che gli si presenta davanti quali sono? Le identificazioni. Allora mi chiedo, quante volte, vi ricordate i famosi idoli dell'Antico Testamento, Mosè che torna, tutti stavano adorando gli idoli, eccetera. Sti idoli che cosa sono? Non sono mica delle immagini sacre messe lì, sì, possono essere anche quelle, non lo so, per ciascuno può essere quello che vuoi, ma ciascuno di noi è influenzato più o meno da quello che ci dice questo passo, da degli idoli. Idoli sono tutto ciò verso cui concentriamo la nostra esistenza, ciò da cui ci facciamo condizionare, ciò da cui ci facciamo limitare, ciò che è mai capitato davanti ad un passaggio, ve la faccio semplice, lavorativo. Sono lì che vorrei fare un salto lavorativo, però come faccio dopo senza questa abitudine? Come faccio? Ho fatto questo lavoro per tanto tempo, ma sarò capace? Non so se sono soltanto io che mi faccio queste domande davanti al cambiamento, ma io me le faccio di continuo. Mi vengono davanti costantemente idoli, identificazioni parziali di me. Ecco, questa è una cosa che accade a tutte, ma la samaritana che cosa ci rappresenta? La samaritana è colei che getta la brocca, che la lascia a terra, che smette di, ve la dico poetica, di vivere indirettamente. È quella qualità del femminile che fa spazio. Perché guardate che se oggi, ve la ricordate la famosa immagine a Natale, tutti si fanno, no? Il presepe famoso, no? La stalla o la mangiatoia, anche lì se ne potrebbe parlare 700-800 secoli, però il racconto tutti lo sappiamo. Di questi due, tra l'altro, non l'abbiamo approfondito. Non glielo diciamo agli ideologi, ma Maria e Giuseppe, se stiamo alle parole vere, al testo originario, erano una coppia di fatto, perché erano dei dodicenni ancora non del tutto sposati che andavano a fare il censimento da fucilati. Però arrivano e bussano a tutte le porte, ve lo ricordate? Nessuno ci ha posto. Gli idoli sono tutte queste. Quante volte, o meglio, la regio così, se arriva nella nostra coscienza una verità, un'intuizione, mi è capitato che arrivi un'intuizione che mi fa chiarezza, sì, di sicuro, a tutti noi è capitato, in un modo o nell'altro, quanti ostacoli abbiamo trovato nel mezzo? Quante volte abbiamo avuto l'impressione che le nostre verità, le nostre sfide andassero dovute, bisognava andarsi a prendere lontanissimo, devo fare un sacco di strada, eccetera. La samaritana è una volontà diversa, è una volontà che fa spazio, è una volontà che rimuove gli idoli, è una volontà che rimuove i contenitori, è una volontà che toglie la brocca. La volontà maschile, in psicosintesi, io ho avuto un amore per questi argomenti fin dal primo momento in cui ho conosciuto la psicosintesi, ma fin da quel primo momento facevo due scatole alle persone che mi stavano accanto su questa cosa, perché non mi soddisfaceva fino in fondo l'immagine
diciamo, che io avevo della volontà, non mi soddisfaceva, di questa volontà che mi sembrava veramente maschile, capace di sopportazione, di resistenza, di energia, di dinamismo, questa volontà strong, non mi soddisfaceva, perché dicevo, caspita, io mi confrontavo, l'ho citato tante volte, con quello che per me era un maestro, Tonino, e gli dicevo, sì Tonino, però, caspita, esiste un possibile che sì, ma esiste anche un possibile che no, e allora lì che me ne faccio? Esistono delle cose che posso cambiare, delle cose che posso modificare, delle cose che posso fare, ma esistono anche altre condizioni che sono così, punto. E allora che me ne faccio di questa volontà, gli dicevo, no? Me ne faccio di questa volontà proattiva, questa volontà maschile. Io credo che ci sia anche un lato diverso della volontà, quella che io chiamo la volontà femminile, che forse ho porto lì, almeno a chi mastica un po' di psicosintesi, la possibilità di poterla interpretare quasi come la sintesi tra amore e volontà, tra questo dualismo che Assagioli presentava tante volte, che è proprio la volontà cedevole, è proprio la volontà femminile, è la volontà che non fa direttamente, ma è la volontà che crea lo spazio affinché ciò che c'è possa esistere. Lo capite il passaggio diverso? Non è quella qualità di noi che costruisce artigianalmente da zero un muro, è una qualità che rimuove i detriti presenti affinché quel muro possa ergersi. E se non c'è questo, è un'opera di forzatura e basta. Guardate che se la leggiamo da questo punto di vista, i nostri Vangeli, in maniera neutra, sono il dialogo proprio tra questi due aspetti. Tra una parte maschile, i discepoli, che poverini fin da ultimo non ci capiscono niente, provano a fare tutto il che gli viene detto non capendoci niente, perché la realtà è questa, sono buoni, bravi, ma non ci capiscono niente. Perché? Perché cercano di penetrare l'argomento con la testa, di fare, che c'è da fare, e loro ci provano a farlo. Quante volte mi hanno detto, ma dimmi che bisogna fare per seguirti. È così, è una lotta continua. E poi l'uomo, questo che gli spiega tutte le volte, si ritira in disparte e glielo rispiega. E ci sono dei passaggi dei Vangeli dove al popolo gli racconta la parabola. Apparentemente sembra che tutti capiscono. Poi deve prendere quei 12, via, ve la rispiego, venite qui e ve la racconto. Guardate, è un continuo di questo episodio. Perché non è la qualità idonea per parlare, fatemi parlare in questi termini, per dialogare con Dio, la testa non è sufficiente. Non è lo strumento idoneo. La personalità non lo può contenere Dio. Che cosa si dice dell'io in psicosintesi? È quel tanto del sé che la personalità e che la coscienza riesce a contenere. Ve la ricordate, no? Quell'episodio carino, quell'aneddoto carino di Sant'Agostino che passava sulla spiaggia e trovava il bambino, no? Con la paletta e metteva l'acqua nel secchio. Ve lo ricordate? Un aneddoto banale. E dice, bambino, che cosa fai? Sto mettendo il mare, sto tentando di mettere il mare nel secchio. Ma bambino, sarà un po' impossibile. Dice, tu mi dici che è impossibile, che stai tentando di mettere Dio nella tua testa. È la stessa cosa. Noi tentiamo di penetrare il mistero di quello che siamo con lo strumento sbagliato. Con lo strumento sbagliato. Ci sono tante voci che ostacolano. Quando i ragazzi in comunità mi dicevano, Francesco, ma io come faccio a capire qual è la verità? Tesoro mio, lo sapessi? No, non lo so. Però ho sempre pensato, e ho sempre portato a loro questa idea, che la verità, parlo male, la voce del sé, è quella voce che parla più piano di tutte. Perché la volontà non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di berciare. E allora l'azione che noi possiamo fare per accogliere Dio dentro di noi, per accogliere il sé dentro di noi, è sì uno slancio verso, ma è anche un fare spazio, altrimenti non trova posto. Il famoso aneddoto, no? Ve lo ricordate? Quando si va avanti per racconti, il famoso aneddoto del vaso, del professore, con i sassi grossi, i sassi piccoli e la sabbia. È una questione di spazio. Se è tutto già pieno non c'entra più niente. Se io ci metto prima la sabbia in un vaso e poi provo a metterci il sasso non c'entra. Una questione di spazio, devo fare spazio. Ecco, la Samaritana è l'immagine per eccellenza di questa volontà femminile. Dico lei che fa spazio,
Ma attenzione, non gli dice soltanto questo, perché dice una cosa che è allucinante. Gli dice: credimi donna, ho detto prima. Donna, noi abbiamo una lingua, purtroppo, e sarà che vengo da una matrice classica, una lingua un po' stuprata. Io mi ricordo quando studiavo il greco, non mi riusciva, però, no, non è vero, insomma, facevo il B, però ero affascinato, perché chi l'ha un po' letto, chi l'ha un po' studiato, è capitato, è una lingua che già a confronto dell'ebraico è una lingua da imbecilli, è proprio ridotta al minimo. Voi pensate che nell'ebraico ogni lettera è lettera, suono, numero, simbolo, ogni lettera. Quindi ogni volta che leggo una parola in ebraico la leggo come suono e quindi come parola, la leggo come composizione di numeri, la leggo quasi come un ideogramma. Immaginatevi le varianti di lettura che ci possono essere. Nella nostra lingua dire donna è donna, non c'è tante interpretazioni, ma c'erano tante parole per dire donna. Nei Vangeli di Giovanni c'è solo tre donne dette così: il Gyun famoso, il Gineceo, il Gin. Solo tre donne hanno questa l'onore di essere chiamate donne in questo modo. Il Gin era la donna con l'accezione di moglie, non era la donna femminile. Era la donna che mi completa, che è parte di me, la moglie. Solo tre donne, due le abbiamo già dette. La prima è Maria, la Madonna, incredibile. Un figlio che dice moglie alla mamma, glielo dice durante le nozze di Cana, famoso episodio delle nozze di Cana. Non introduciamo le nozze di Cana perché stiamo qui veramente due o tre anni. Ma vi invito a rileggere, guardate, vi invito a rileggere. Glielo dice appunto a Maria alle nozze di Cana, quando prima del famoso miracolo del vino, che anche qui sembra banale, detto così, dice, ha fatto un miracolo, ha fatto il vino. Glielo dice alla Samaritana e glielo dice a un'altra donna, controversa, talmente controversa che veramente ne sono nati dei miti, che è Maria di Magdala, che è la famosa Maddalena, che poverina, per tutto il clamore che c'è intorno a sta Maddalena, è la prostituta, non è la prostituta, è quella che ha unto e asciugato con le proprie lacrime i piedi a Gesù, no, non è quella che ha unto e asciugato con le lacrime a Gesù, allora è quella da cui sono stati tirati fuori sette demoni, ma forse sì, no, ma forse, diciamo che è quella da cui sono stati tirati fuori sette demoni. È un personaggio che è nebuloso, non è così presente, è presente fortemente alla fine, chiuderà i Vangeli di Giovanni, questa donna che era tra le pie donne famose di tutte le immagini evangeliche che stavano lì durante la crocifissione e poi la deposizione nel sepolcro. Ma attenzione, noi abbiamo iniziato il nostro viaggio virtuale, emotivo, spirituale con una donna, una Maria, nome maledetto, che ancora doveva scoprire chi era, diciamo così. Era una volontà che doveva scoprire le proprie possibilità e le proprie potenzialità, che doveva scoprire di essere il veicolo, lo strumento, il discepolo veramente di Dio. E arriviamo in fondo a questo viaggio che io impropriamente ho proprio sintetizzato in questi 3 o 4 racconti, con questa Maria Maddalena, che non solo diventa la discepola, ma diventa colei che per prima si accorge della risurrezione e lo va a annunciare a tutti. Diventa colei che si mette al servizio di Dio. La parola servizio, con gli amici dell'Arezzo Psicosintesi, l'ho portato come tema in una conferenza, non mi ricordo quando, tempo fa. La parola servizio in questo ambito qui non è una parola banale. In quell'immagine della spiritualità ebraica, Dio era un essere intoccabile, inavvicinabile,
soltanto sette esseri, i sette angeli, avevano la possibilità di stare con Dio e di servirlo, diaconein, da cui la parola diacono. Ecco, questo stesso verbo viene usato per le donne. Maria Maddalena sarà quella donna che si metterà al servizio, si eleverà al ruolo di angelo. Pensate a questo femminile come si è sviluppato. Da essere reietto, da essere esposto. Signori, le donne venivano esposte, io vi ricordo questo. Esposte, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che se nasceva una donna, Signore mio, Madonna mia, che dannazione tu mi ha dato, probabilmente sono avariato anch'io come uomo, però tutto sommato mi fa comodo perché in casa mi fa tutto lei. Nasceva la seconda, e no, veniva presa, accompagnata nel crocicchio delle strade e lasciata lì per la notte. Se gli andava bene, la mangiavano gli animali. Se gli andava male, topina, la mattina dopo passava il carro dei commercianti di schiavi e la raccattava, e a 5 anni era già prostituta. Queste erano le donne, quella è la donna lì. Noi siamo partiti nel nostro viaggio simbolico da questa donna, un femminile e una possibilità intuitiva, di accoglienza, di ascolto, bistrattata. Lasciamocelo calare dentro la coscienza, io vi chiedo di lasciarlo calare dentro la coscienza. Quanto, a che punto ci collochiamo rispetto al rapporto che noi abbiamo con questa qualità? E siamo arrivati ad una donna che è diventata addirittura angelo al servizio di Dio, colui che si rende conto. C'è una lettura che è pazzesca, io non so nemmeno se la ritrovo. A me mi fa una tenerezza. Io, se non l'avete letto, veramente mi chiedo proprio di leggerlo perché è incredibile. Ora non so proprio se. Non so se la ritrovo, va bene, uguale. Questa forse c'è. Boh, vabbè. La tenerezza di questa donna che si presenta, lo ricordate l'episodio? Che si presenta la mattina e vede il sepolcro aperto, la mattina del primo giorno. Mattina del primo giorno. Sì, va bene, la settimana ebraica, allora era sabato, allora era domenica. Il primo giorno, prendiamolo come simbolo. Si presenta lì, lei, e solo lei. Vede la porta aperta, s'affaccia, terrore, non c'è più, corre, va a chiamare i discepoli. Giovanni, Pietro, corre, Giovanni, Giovannino, Marino, che arriva per primo, entrano dentro, lei rimane fuori, sconforto, paura. Gli si presentano, dice, 2 angeli, perché piange? Si gira e vede un uomo che lei crede che sia il guardiano del giardino, il custode del giardino, dice, Signore, ti prego, dimmi dove l'hanno portato, me l'hanno portato via, dimmi dov'è, non c'è più, dimmi dove l'hanno portato affinché io possa andare a riprenderlo. Oh, a me mi emoziona questa cosa. Apro una parentesi, sarà forzata come paragone, ma noi abbiamo parlato qualche volta di esperienza delle vette. Ci sarà capitato anche a voi, a ciascuno di noi, di avere quel momento in cui è tutto chiaro, in cui ti senti perfettamente al centro, in cui sei appagato e un secondo dopo si spenge la luce. Perché? Perché è così l'esperienza. C'è quell'immagine che io ti porto sulla cima, ti faccio vedere la strada, ma poi ti sono giù perché il percorso l'ha fatto tutto. E quel momento è di sconforto, ma come, era tutto così chiaro, l'ho perduto, è stato fugace. E c'è la disperazione di questa donna. E questo Gesù, forse custode, le dice semplicemente, grazie, speravo di non dover avere bisogno, gli dice semplicemente, Maria, Rabbunì, riconosce la voce. È una cosa che mi emoziona, e a me mi emoziona tanto. Sono entrati talmente tanto in sintonia che basta la voce. Gandhi diceva, no, ve lo ricordate? Dice, sapete perché quando si litiga si urla? Perché i nostri cuori sono lontanissimi. E al contrario, lo sapete perché 2 innamorati si sussurrano appena, basta pochissimo per parlarsi? Perché i loro cuori sono talmente vicini che basta un bisbiglio per sentirsi. Ecco, la Maddalena e Dio sono così.
È talmente vicina, c'è talmente intimità, ha talmente, la ricordate questa parola, ascoltato e riascoltato quella voce da averla conosciuta e poterla riconoscere. E allora, noi ce la perdiamo la strada. Io me la perdo, quotidianamente. Lo racconto sempre questo episodio, perché i miei tossici ci sono stati dei grandi insegnanti. Sulla bocca, un po' mochettata. Il Buddha, il risvegliato. Questo ragazzo mi disse, facendo la battuta, ma perché si chiama il risvegliato? Un angelo, vedete? È un angelo, non c'è niente da dire. Cioè, perché si chiama risvegliato? In realtà se illuminato si dovrebbe chiamare lo sveglio, mi disse lui. È un ragazzo formidabile. Perché risvegliato? Lo sveglio. Però nella sua idiozia è stata una riflessione interessante. Perché? Perché secondo me io quello a cui aspiro, con la mia moglie se ne parla spesso questa cosa, la cosa a cui aspiro, ve lo dico francamente, dirai, non è mica l'illuminazione. Perché a me onestamente perdermi mi piace, perché se non mi perdo non mi piacerebbe così tanto ritrovarmi. Se ogni volta non mi perdessi nelle mie identificazioni non sarebbe così magnifico il momento in cui mi ritrovo. Però per fare questo che cosa devo fare? Devo allenarmi ad ascoltarmi, ad ascoltare me, affinché quella voce diventi talmente tanto conosciuta che è facile ritrovarla tra tutte le altre. Perché in questo momento mentre sto parlando, io dentro di me ne ho mille di voci. Ho il giudizio, ma guarda questo come mi guarda, sto dicendo un monte di mischerate. O quell'altro che dice, no Francesco, insomma, a fondo le cose tu le sai. No, ma in questo caos è difficile ritrovare la luce. E non la si ritrova penetrandola con la testa, perché ci si perde, magari si segue un idolo, la si ritrova probabilmente fermandosi e ascoltandolo. L'interesse che a me ha suscitato il tema, il femminile e la volontà, primo perché mi piacciono i miti, i racconti, e secondo me più racconti si legge e più contenti si è. E poi perché mi emoziona pensare, ma mi emoziona veramente pensare che quando si fanno i corsi di psicosintesi mi viene sempre da dirlo, no? Ma di tutte queste belle cose che stiamo facendo stasera, io domattina, quando vado a comprare il pane, ma che me ne faccio? Allora di stasera, di tutte queste cose, al di là che Zara dice molte mischerate, mi posso anche essere divertito, ma che me ne faccio domattina? Perché sennò sono chiacchiere, sono qui in questo momento, ma sono chiacchiere. Eppure domattina ciascuno di noi va a comprare il pane. Domattina ciascuno di noi si ritrova a chiacchierare con il vicino di casa, con il collega di lavoro, ad avere le proprie sfide, a sentire le proprie aspirazioni, a sentire i propri limiti. Che me ne faccio di tutto questo? Io spero in qualche modo che ci si possa far contagiare e suggestionare da queste immagini. Pensare che coraggio non è solo resistere. Tanti anni fa, come le detta la mia moglie in comunità, scusate, parlo sempre di tossici, ma purtroppo la mia vita non è che esca tanto da lì. Si fece un laboratorio un anno strepitoso di teatro, ma non so nemmeno se si potesse definire teatro. Fatto sta che per tutto il Valdarno gli sono scomparsi i bancali perché si è costruito un teatro intero. Un momento storico strepitoso, a spesa zero si è costruito un teatro in discesa. Delle cose incredibili, con questi ragazzi che sono partiti erano 12, a un certo punto lo spettacolo l'abbiamo fatto in 3, ma c'era stata una certa scrematura e non si erano ritirati dal corso, si erano proprio ritirati. E alla fine lo spettacolo era nato un testo da parte loro, che era, aiutami la memoria, bene, erano i nuovi eroi, gli eroi, sull'eroe. Ed è incredibile che c'era un ragazzo, me lo ricordo ancora,
o tunisino marocchino, con una storia particolare. Lavorammo sull'eroe, sul proprio eroe personale, e lui costruì, alla fine di tutto, un eroe di un operaio che la mattina si alzava, andava al lavoro, faceva la propria giornata, tornava a casa, apriva la porta, tornava da sua moglie, abbracciava suo figlio e si metteva a tavola contento di questa cosa per ripartire il giorno dopo. È stato un insegnamento pazzesco. Coraggio non è solo fare battaglie campali. Coraggio è esserci. Coraggio è essere un po' donna in questo senso. Io ho una passione incredibile per le donne. Io, non pensate male, non è che ho detto nulla di stravagante. Allora stasera vi chiedo di lasciar frullare in testa le suggestioni di questo incontro, qualunque esse siano, e magari dopo di dircele anche, e aggiungo alle suggestioni di sacre, perché comunque una certa sacralità, una suggestione totalmente profana. Vi voglio leggere, perché mi sono riappassionato l'altro giorno, me la sono ritrovata tra le mani, una suggestione totalmente profana di una poetessa, capite sicuramente di chi sto parlando, malata, irriverente, forse brutta, forse grassa, ma bellissima, che scrisse questo. Perdonate le mie scarse capacità attoriali. Ci sono donne, e poi ci sono le donne donne, e quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle, e non devi dar loro il tempo di pensare. Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto, a bassa, bassissima voce. Perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo averle raccontate si tormentano in un'agonia lenta e silenziosa al pensiero che, scoprendo il fianco e mostrandosi umane e fragili e bisognose per un piccolo fottutissimo attimo, vedranno le tue spalle voltarsi e di tuoi passi allontanarsi. Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a spogliarsi sono brave tutte, amale indifese, senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una donna possono trovare scudo dietro un velo di mascara. Amale addormentate, un po' ammaccate quando il sonno le stropiccia. Amale sapendo che non ne hanno bisogno, sanno bastare a se stesse. Ma appunto per questo sapranno amare te come nessuna prima di loro. Io vi ringrazio, vi chiedo di lasciar volare le suggestioni di questa sera, e per quanto vogliate, magari di dircele ad alta voce, avendo un po' il coraggio forse delle Monrois, chissà. Grazie. Silenzio ci fa una paura cane, anche perché noi diciamo silenzio, ma in realtà abbiamo un silenzio che è un caos micidiale. È vero, è un bel traguardo il silenzio, è un bel traguardo il silenzio, è vero. Ci sono dei passi nelle letture dove si ritirò, dice no, si ritirò a pregare, si ritirò in silenzio. C'è quel passo meraviglioso, invece è stato Pasqua l'altro giorno, però anche lì di nuovo fuori da religione, no? Con il rispetto, no? Fuori. Ve lo ricordate la famosa veglia del giovedì di Pasqua? Ti prego.
sveglio almeno un'ora. Guardate, è bellissima questa immagine. Stai sveglio almeno un'ora con me, stai con me almeno un'ora. Non è possibile, è difficile. Non è possibile, non è vero, ma è estremamente difficile. È estremamente difficile perché è difficile stare. È difficile stare. Ecco perché c'era un tormentone spesso in comunità. E che devo fare? È stata così? E tutti mi dicevano, stacci. Però era una cosa interessante. Mi piaceva introdurre questo tema, perché davanti a certe questioni è troppo facile cercare la soluzione. A volte la soluzione, cercare le soluzioni ai nostri problemi, diciamo così, è un abile tentativo di sfuggire dai problemi stessi. Ok? È l'episodio che racconto sempre, semprissimo, del uno dei primi seminari di formazione della scuola di psicoterapia, quando eravamo 14 tutti insieme. Ormai chi ha lavorato con me del tempo lo sa che lo racconto sempre, quindi... E di questa ragazza che nel condividere la propria esperienza l'accompagnò con una lacrima, si mise a piangere. Fu stupendo, 13 persone, tra fazzoletti in mano. E chi avrebbe potuto dirci no? Era come una donna, rimanendo in tema, tutti cavalieri. Ci fermò il conduttore di allora e ci chiese, mi bruciò, lo state facendo per lei o lo state facendo perché desiderate che smetta il prima possibile? Era vero, e metteva un imbarazzo a ciascuno di noi vedere quella cosa incredibile. Nessuno di noi era capace di starci. È stato uno dei primi. E nonostante che la scuola di psicoterapia sia stata meravigliosa, ho tante cose meravigliose, uno dei cardini della mia formazione in psicoterapia. Stacci. Su quello poi ti muovi. Ascolta e poi fai. Silenzio. Ragione. Altre? Se ci sono? Che vi passa per la testa? Io non mi ricordo, porca miseria. Questo? No, non lo vuole, lo traduco io. Ho visto che te ti sei fatto molto quello che dice. Abbannoci. Abbannoci, sì. Ecco, l'immagine della Maria Maddalena di fronte al sepolcro vuoto, che poi sente questa voce, gli viene permesso di sentire questa voce soltanto se si gira. Bravo. Cioè, il sepolcro vuoto non ci dà nulla. Bravo. È di una persona viva di cui noi abbiamo bisogno, ecco. Mamma mia. Il problema è che ora devo cercare di non cogliere questo spunto che tu mi dai. È stupendo. Lo vedete perché? Oh, queste cose succedono sempre in questo libro sapienziale. Cadono sempre agli uomini. Oh, ragazzi, se voi li leggete, praticamente tutte le figure maschili nell'Antico Testamento veicolano dei significati ora negativi è grosso, però diciamo sono un po' negativi. Le donne sono incredibilmente tutte, dice, sono poche, no, non è per questo, sono tutte positive, tranne due, Erodiade e la madre dei figli di Zebedeo, non hanno nemmeno nome, non solo non c'è nome, è la madre dei figli di Zebedeo, soltanto queste due. Per il resto sono le chiavi di volta di tutti questi racconti e lo sono soltanto però ad una lettura, proprio come ci diceva Anna, attenta a questi dettagli, perché altrimenti passa soltanto il grande messaggio, no? Passa soltanto la narrazione eroica. Io ora la dico un po' così, retorica. Noi uomini siamo cacciaroni, non si fa delle grandi cose. Le donne hanno qualità, quella qualità meravigliosa, con un gesto di cambiare tutto. È vero, la Maria Maddalena, nonostante che i due uomini entrino nel sepolcro e stiano lì al buio, inermi, senza più far niente, è un vicolo cieco, sono entrati dentro, non c'è più via uscita. Lei rimane fuori e si volta, ha ragione. E guarda, e di nuovo ancora, come abbiamo detto prima, ascolta. Allora questo è possibile, è vero? È stupendo. Un'immagine
pazzesca, pazzesca. La mia suggestione stasera era di riuscire a contaminarci un po' tutti, innanzitutto da speranza, e credo che ne abbiamo un po' bisogno in questo momento, speranza. Secondo, coraggio. Stamattina ho incontrato questi ragazzini che ci sono entrati in struttura, uno più incasinato di quell'altro, tutti e quattro, tutti e tre che sono entrati, più gli altri due che c'erano, con dei sorrisi pazzeschi, nonostante delle storie allucinanti. Si può cambiare, però ci vuole un po' di coraggio di pensarla probabilmente diversamente, ci vuole il coraggio di non continuare a sbattere contro questo muro, no? Allora bisogna cambiare questo, bisogna cambiare questo, bisognerebbe che si cambiasse quest'altro. A volte ci vuole un po' il coraggio di cambiare piano, e questa è volontà femminile. Bene, se non c'è altro,